Come mai un marxista come lei trae tanto spesso ispirazione da soggetti che escono dal Vangelo o dalle testimonianze dei seguaci di Cristo? Ma se torniamo sempre a quella cosa qui adombrato Vignardi, cioè quel mio vivere in maniera molto interiore le cose, cioè evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, verso gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico, vedo sempre le cose come un po' miracolose, ogni oggetto per me è miracoloso, cioè ho una visione in maniera sempre informe, diciamo così, non confessionale, ma in certo modo religiosa del mondo. Ecco perché investo questo mio modo di vedere le cose anche nelle mie opere. Il Vangelo la consola? Mi consola? Sì. Ma non cerco consolazioni. Cerco umanamente ogni tanto qualche piccola gioia, qualche piccola soddisfazione, ma le consolazioni proprio sono sempre retoriche, non insincere, irreali. Ne dice il Vangelo, il sì, Vangelo di sì, Cristo? Sì. No, allora in questo caso proprio escludo totalmente la parola consolazione. Che cos'è per lei un testo? Per me il Vangelo è una grandissima opera intellettuale, una grandissima opera di pensiero che non consola, che riempie, che integra, che rigenera, non so come dire, che mette in moto i propri pensieri, ma la consolazione, proprio che farsene della consolazione? La consolazione è una parola come speranza.